San Pietro di Feletto dedica un sentiero al ricordo di Papa Giovanni XXIII. Qui il futuro Papa Buono amava trascorrere alcuni periodi di riposo e di riflessione quando era ancora patriarca di Venezia tra il 1953 e il 1958. Il ricordo della presenza del Santo Padre tra castagni, carpini e viti del Trevigiano è suffragato da un documento ufficiale del cardinale Loris Francesco Capovilla, suo segretario personale, nel quale si parla dei soggiorni del cardinal Roncalli sulle colline del Felettano. Ma anche gli anziani del posto ricordano come spesso il futuro Papa si recasse a piedi sino alla terrazza panoramica della chiesa di Ruat di Feletto, intrattenendosi amabilmente, fuori da ogni protocollo, con la gente che incontrava lungo il cammino. L'idea della definizione di un sentiero naturalistico, storico, culturale e spirituale intitolato al Papa Buono parte da qui e si è sviluppata sin dall'autunno del 2013 grazie alla ricerca storica e documentale del Comitato Papa Giovanni XXIII, affiancato dall'amministrazione comunale di San Pietro di Feletto e dal prezioso contributo di un insigne ricercatore locale, Monsignor Nilo Faldon, sacerdote della diocesi di Vittorio Veneto, scomparso nel 2016. Il sentiero si sviluppa per 4 chilometri partendo dall'antica pieve di San Pietro di Feletto, nei cui pressi sorge la villa patriarcale in cui il futuro Papa risiedeva nei periodi di soggiorno in paese. Muovendosi in senso orario è possibile godere di un panorama rurale in cui un reticolo di coltivazioni a vigna si alterna a macchie di bosco e a piccoli borghi collegati da strade che si inerpicano sulle colline.